collaborato al progetto Mezzogiorno al Museo, il pranzo e il museo è servito. Questo progetto è stato ideato da Antea, un gruppo che nel nostro paese gestisce la promozione turistica del comune di Colorno e vanta collaborazioni con il comune, la Proloco e l'ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina. Questo filmato che adesso vedrete è una sintesi tra tradizione e innovazione. Tradizione perché abbiamo girato molte scene al museo MUPAC in cui per dare una valorizzazione ad oggetti e ricette della tradizione. Innovazione perché alcune scene invece sono state girate all'ALMA, che è la Scuola Internazionale di Cucina che ha sede nel nostro paese. E si ringraziano per questa occasione, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, tra cui la dirigente Lusardi, che è oggi assente, e tutti i vari insegnanti, anche di inglese, anche noi, di italiano, e varie persone ancora, anche qua presenti, che ringrazio vivamente. Il lavoro preparatorio si è svolto principalmente in due parti. Nella prima parte, che è durata un paio di incontri alle scuole elementari, ci siamo divisi in gruppi e con l'aiuto della nostra professoressa Moschini, che è l'insegnante di italiano, che ci ha assegnato vari volumi, abbiamo realizzato dei testi. Alcuni, con il suo aiuto, hanno realizzato dei testi sulla descrizione dell'architettura dell'aranciaia, altri sulla reggia, altri sulle ricette e altri trascrivevano e traducevano le ricette dall'italiano al nostro dialetto. Nella seconda parte invece questi testi sono stati uniti e sempre con l'aiuto della professoressa abbiamo realizzato un copione e ci siamo divisi le parti. Alla fine certi avevano da trattare la parte architettonica, altri la parte storica, altri la parte della reggia, fino a fare il confronto dell'aranciaia, quello che era prima, ovvero il coperto per gli agrumi, e a quello che è adesso, ovvero un suggestivo museo dei paesaggi di terra e di fiume. Con i cuochi di Alma, gli chef Christian e Giovanni, abbiamo realizzato i piatti. Abbiamo potuto vedere lavorare le aule tecnologiche di questi chef. Lì abbiamo cucinato e nel filmato, per le operazioni più difficili, abbiamo inquadrato solo le mani per far vedere che eravamo noi, però non era vero. Abbiamo rifatto tante volte le scene perché c'erano sempre dei problemini o un pezzo di capelli su un microfono oppure il microfono che era spento, così. Abbiamo imparato tante cose, tra cui il fatto che per fare un filmato è necessaria tanta pazienza e attenzione perché tutto venga perfettamente. Poteva capitare anche un piccolo inghippo che causava il dover rifare tutto, per esempio il camion del vetro che rovesciava il suo carico proprio mentre stavamo girando una scena del nostro filmato. Un'altra parte importante del nostro video l'ha svolta la signora Adele, che è la proprietaria di una storica trattoria del nostro paese, che ci ha permesso di attuare il confronto con il passato, raccontandoci come si viveva, cosa si cucinava nel passato e anche come ci si accontentava di quel poco che c'era. Ci ha accolto nella sua storica trattoria, che pur essendo chiusa ha aperto apposta per noi, e ci ha anche offerto una buonissima torta senza però rivelarci la ricetta. Molti di noi non si sono piaciuti, ci siamo visti più brutti, è come se non ci riconoscessimo nelle immagini del filmato. Ad alcuni altri fa effetto la propria voce registrata, ma del lavoro in sé siamo molto soddisfatti, ci sembra che sia stato ben fatto e ci è piaciuto lavorare a questo progetto e siamo contenti che abbia avuto anche
questo successo. È stata anche una bella esperienza, abbiamo imparato a conoscere le vecchie tradizioni del passato e a confrontare la nostra vita comoda e moderna con la vita dura e difficoltosa e anche povera dei nostri nonni. Molto interessante è stato anche conoscere la tecnica con cui andavamo fatti questi video. Basti pensare che per la regia e i microfoni c'erano ben 5 persone a lavorarci dietro. Allora, qual era? Salve a tutti, siamo alunni dell'Istituto Comprensivo di Colorno e ci troviamo qui per presentarvi il nostro paese, piccolo ma ricco di storia. Colorno si trova in provincia di Parma, a pochi chilometri dalla città e a pochissima distanza dal grande fiume Po, nella Bassa Padana. La storia di Colorno è legata ai Farnese, ai Borbone e a Maria Luisa d'Austria. La grandezza di questo passato è testimoniata da alcuni edifici come la Riccia Custo Storico Parco, la Cappella di San Liborio, l'originale oratorio di Vedole e il Duomo appena instaurato dopo i danni causati dal terremoto. Oggi puntiamo l'attenzione su questa particolare costruzione, l'aranciaia. Anticamente era detta coperto degli agrumi per inverno. Infatti era la serra invernale che serviva per riparare i vasi di agrumi che ornavano il giardino della reggia. Costruita nei primi del Settecento per volere dei Farnese, l'aranciaia è giunta fino ai nostri giorni con la sua struttura originale. Certo, c'è stato bisogno di qualche restauro, ma è qui da ammirare, compatta ed elegante. Con il soffitto a volta. Ci saliamo per questa particolare scala, raggiungiamo gli spazi del primo piano. Ma c'è dell'altro. Recentemente, all'interno dell'aranciaia, è stato allestito il MUPAC, Museo dei Paesaggi di Terra e di Fiume. La denominazione è strettamente legata alla caratteristica del nostro territorio, fatta di un'ampia pianura, di argini e di corsi d'acqua, il Po, il torrente Parma e il Lorno, da quale deriva il toponimo Colorno. Una visita al museo permette di conoscere aspetti del mondo popolare contadino di un tempo, quindi di valorizzare anche la cultura locale. Cosa contiene il museo? Entrate con noi e lo vedrete. Sono raccolti qui oggetti che ci ricordano la vita quotidiana dei tempi passati, di un mondo ormai scomparso. Sono oggetti legati all'agricoltura, alla pesca, all'artigianato e all'alimentazione. Soffermiamo proprio su questa sezione del museo, perché abbiamo la possibilità di fare 4 chiacchiere con un'esperta del settore. Ben trovata, signora Adele. Possiamo farle qualche domanda? Lei si definisce una cuoca o una restora? Né l'uno né l'altro, una donna che fa da mangiare. Com'è nata la sua passione per la cucina? Ho imparato dalla perpetua di un prete che mi ha insegnato a mangiare e a farlo mangiare. Qual era il menù dei giorni di festa? I cappelletti in brodo, il bollito con la salsa, con i peperoni e il prezzemolo. E invece cosa mangiava la gente tutti gli altri giorni? Molto male, dei minestroni e delle uova, perché non c'era altro. Quali erano gli ingredienti più comuni e dove si compravano? Gli ingredienti più comuni cos'erano? Il pane, la pasta, la polenta, si compravano. In campagna qualcuno ce l'aveva, se no non c'erano i supermercati, nei negozietti. Quali sono le sue ricette preferite? Dal primo all'ultimo, antipasti, primi, secondi e dolci.
Quale ritiene i piatti più popolari o più caratteristici di questa zona? Pasta rese e la vece. Come si fa a fare la pasta? Dipende, Nani, per i cappelletti 10 uova, un chilo di farina, per i tortelli 7 uova, un chilo di farina. E poi cosa devo fare? Le torte? No. Cosa devo fare? Beh, le torte non te le dico perché è un mio segreto e dopo impari e io non insegno a nessuno. Ringraziamo e salutiamo la signora Adele che ci ha fornito notizie interessanti. Ed ora, con le sue indicazioni, andiamo a realizzare questi piatti della tradizione. Ci aiuteranno in questo gli chef della Scuola di Cucina Internazionale ALMA, che si trova in un'ala della Reggia. L'alta gastronomia apre le porte alla cucina popolare. Sappiamo di quanti cuochi disponesse Maria Luigia d'Austria per i suoi banchetti. Noi oggi ne abbiamo due, ma eccellenti, lo chef Cristian Broglia e Giovanni Buonanno. Con loro prepareremo un primo piatto della cucina semplice ed un secondo di molte verdure e poca carne, tipico della cultura contadina. Dunque, all'opera! Pasta rasa, cob vol, il dosi per 4 persone, duetto ad formai bon rasu, duetto ad pan rasu, di cucer ad farina bianca. 4 intreg, un pot sel, una carata d'lenna annosa moscheda, un litro abbondante ad brodo ad mans. La rasì con una rasora da formai, a sora in tavlera di legno, appena spolvret farina. La si l'assugher ben, per so quanti ori, ed ogni tanto accordiva smesderla. Quando al brodo al boia ben, butti la so. Dopo 4 minuti le pronta da innestrare, bella calda e con una buona dose di formaggio buon parmigiano reggiano. La vecia, cook vol, tripom da terra mica troppo grosso, dosi goli, un pevron rosso, un pevron geld, tutto macchi maduri, trieto di pis o les vanset, oli, sal e pepe. Come si fa? Tagliare la verdura a tocclè. Mettere i goli con l'oli in tavola della l'erga per farci per arrosto. Zonter poca alla volta i pevron e pom da terra. Mesder da spes. Momiga tritare pom da terra. Dopo agvamisi il tomacchio e il sel. Mesder ancora. E poi zonter la carna pista. Smesder da ben. Dopo su quanti minuti, smorsare il fuoco, giustare il sel e buon appetito! Speriamo di aver sollecitato l'attenzione dei buongustai.
ma anche di aver incuriosito quelli che apprezzano il paesaggio, l'arte e la storia. Nel nostro paese c'è tutto questo. Lo aspettiamo con loro.